Amicizia e solidarietà, si tratta della settima edizione del torneo di calcio promosso dall'Istituto Salvatore Quasimodo di Gela. Si è svolto sul terreno di gioco ex punto Juve di Viale Enrico Mattei nel quartiere Macchitella. Obiettivo raggiunto è stato quello di unire i valori dello sport e del sociale. Poco prima delle partite, infatti, si è svolta una raccolta di generi alimentari di prima necessità tra gli alunni della scuola, diretta da Maurizio Tedesco, e le loro famiglie, al fine di sostenere il banco alimentare della parrocchia Regina Pacis. È un momento celebrativo di un'alleanza educativa importante, che è quella che bisogna stabilire fra la scuola, ma soprattutto la famiglia, che è la principale agenzia educativa, e anche la parrocchia e l'oratorio parrocchiale. Senza questa sinergia di intenti, sinergia di azioni, ogni possibilità, diciamo, che l'intervento educativo possa avere efficacia potrebbe risultare compromessa. Quindi è importante come momento celebrativo, naturalmente, che giunge a fine anno, ed è una tradizione che vogliamo noi continuare, perché riteniamo assolutamente importante dedicare un momento di riflessione ad un aspetto da non trascurare. Abbiamo la possibilità di stare assieme ai nostri figli e quindi anche con l'istituto in cui vanno a scuola, e quindi per noi è una giornata importante, che appunto è proprio per stare assieme ai figli e giocare e fare questa nuova esperienza. Questa è un'iniziativa che abbiamo fatto per molti anni e continuiamo a riproporre per quanto è possibile, perché crediamo in queste forme di solidarietà e soprattutto di messaggio per i ragazzi, per i giovani. La partita diventa l'occasione di stare insieme, genitori, professori, il CESMA, ma soprattutto un momento aggregativo, formativo per i giovani. Nel corso dell'iniziativa si è tenuta pure la premiazione del concorso letterario Le parole della libertà, primo premio per Carla Sillitti, Salvatore Casisi e Francesca Romano.